Cantare Juventino è uno spettacolo che parla del rapporto principalmente tra due sorelle. Queste due sorelle che aspettano questo padre o che hanno perso questo padre e non sanno, insomma, cosa fare. Non è solo uno spettacolo che parla di assenza, parla anche di forte presenza, di comunicazione. Tante volte, spesso e volentieri con le persone che abbiamo attorno, non riusciamo a instaurare, non riusciamo a parlare. Quindi la cosa bella di questo spettacolo è che parla effettivamente di questo, di rapporti personali. Poi sicuramente c'è un viaggio musicale molto interessante, che è quello, voglio dire, che facciamo, che su Bruce Willis, scusate, Bruce Springsteen, dove, voglio dire, si tratta sì una passione per la musica, ma anche, voglio dire, un filo conduttore che poi condurrà anche a quello che sarà, diciamo, la tragedia. Parla appunto della tragedia avvenuta nell'85 allo stadio Heysel. Tragedia che io per prima ringrazio questo spettacolo, perché purtroppo, non solo perché sono nata nell'85, lo dico serenamente, ma conoscevo poco, ed è bene che comunque si venga anche a sapere, che sono morte un sacco di persone a causa di una passione. Quindi ci sono tanti input che vengono lanciati, input che possono essere, che devono essere anche presi in considerazione da parte dei giovani. Ad esempio, assistiamo a tanta violenza da parte di questi ragazzi. Invece capire per loro che è importante vivere le proprie passioni, rispettando anche quel confine che separa l'altro da sé, è importante.